l'albero della vita, ma non è finita. Nabieri, Elfi e Ciricea, questa sì che è una buona idea. E Tarole e Davalo, a si cieca l'emozione. Passi di quiete tra le comunità e scoprirai un'altra realtà. Nel silenzio e la presenza tu riscopri la tua essenza. Non sarai mai più lo stesso una volta riconnesso. Da Meraki costeggiando i prati all'albero della vita, e non è finita. Navieri, Elfi e Ciricea, questa sì che è una buona idea. E Tarole e Davalo, e si cieca la emozione. Ciao. Ciao a tutti, siamo qui da Ciricea. E siamo qui con un po' di camminanti e un po' di ciriceani. Ciriceani. Insomma, due oggi siamo alla fine del secondo giorno. Siamo arrivati ieri sera ed è stato intenso, direi, sia la visita di Ciricea, e questa sera ci aspettano i festeggiamenti di San Giovanni. A proposito, auguri Giovanni. Auguri Giovanni! E oggi abbiamo avuto la visita di Tarole. Qualche impressione su Tarole, ragazzi, che siamo stati lì oggi? Vai, al volo, chi c'ha voglia di condividere. È un posto stupendo nella natura e molto selvaggio. È sembrato molto selvaggio. Boschi stupendi. E anche tanta pace. Impressione, un luogo di quiete, in realtà l'ho trovato molto quiete, con delle famiglie, dei bambini che creavano una bella armonia, e poi questo sentiero verso il bosco, questi alberi alti, come giganti che ci hanno accompagnato nel cammino e anche nella nostra pausa pranzo di relax. Bello. Nonno Castagno. E vai, poi via. C'erano tutti e due, e la cosa stupenda è stata anche nella Betalia, che proprio sembrava il teatro naturale per accogliere le nostre pratiche di quiete. E poi in realtà Giovanni è riuscito a costruire, tracciare un anello che unisce le due comunità, vero Giovanni? Anche in mezzo alla giungla praticamente. Sì, praticamente ci ho trovato due sentieri, uno che porta a Tarole e scende da Piteccio, e l'altro che invece da Piteccio a Tarole, attraverso Castagno, ritorna a Ciricea, che però i ciriceiani non frequentano molto, perché abbiamo da Pecce e Rovi. E quindi abbiamo riaperto ieri quando siamo arrivati da su. Però è stato bello di ripercorrere. Tra l'altro è bellissimo perché ormai di percorrere senza GPS è come se fosse tanta roba. Wow, che meraviglia. Ma insomma, Ciricea, Tarole, perché un ecovillaggio e due posti diversi? C'è qualcuno che ce lo vuole spiegare qua di voi? E l'associazione di Ciricea compie quest'anno 13 anni e quest'anno ha portato con l'associazione successivamente Tarole. Per questo anche se il progetto va insieme in etica, festa e anche pensiero. Gli abitanti sono diversi, il quotidiano è diverso, ma diciamo l'ideale è lo stesso. Ciao. Sì, in pratica sì. Se volete dire anche il vostro nome, che così... Va bene, io sono Eugenio. Grazie. E sì,
la seconda comunità di Tarole che si è aggiunta alla comunità di Cilicea è nata dopo, ma praticamente è nata da Cilicea. Quindi sono persone che prima erano qua e che ora abitano là. Si fanno cose diverse perché la situazione e le caratteristiche sono diverse. Là c'è più una vocazione agricola, con boschi, prati e varie coltivazioni. La casa è ancora molto da sistemare, invece Cilicea è già una casa che è abitabile da 10 anni. È una vocazione di apertura al pubblico, potendo fare più facilmente degli eventi e accogliere persone che vogliono stare un po' insieme e divertirsi. Per cui per ora non c'è proprio nessuna idea di divertirsi, perché si sta bene insieme. Anzi, addirittura c'è quasi un'idea di espandere più che di dividere, vero Cristiano? Ci racconti un po' questa cosa? Grazie Safir, ciao, sono Cristiano. E sì, in realtà qui c'è un po' la visione di chi è partito con l'idea in realtà di una valle che potesse in qualche modo cambiare la stessa idea di vivere insieme. E, nello specifico, in maniera un po' più pratica, fondamentalmente ora abbiamo un po' il progetto di acquistare la casa di fianco a Tarole, quindi una casetta con un bellissimo patio esterno. L'idea è un pochino quella in realtà di mettere insieme gli esseri umani che possono avere la stessa ideale, la stessa visione e cercare di fare un percorso assieme. Poi questa è chiaramente la visione. Come si fa? Apre un capitolo gigantesco. Però almeno, insomma, diciamo che ci si prova e poi vediamo che succede. Questo mi sento di dire. E parlando di visione, qual è l'essenza del progetto Cilicea Tarole? Ma attualmente noi abbiamo fatto una visione sia a Cilicea Villa, questo posto, quindi, e anche a Tarole. E è uscita che la visione di Cilicea, il posto in cui siamo, è una visione appunto relazionale, di incontro, di arte, di bellezza. Mentre Tarole, la bellezza e l'arte chiaramente c'è, nella natura e anche nell'arte che possiamo mettere, ma ha una forte vocazione, come diceva Eugenio, legata anche alla natura, alla permacultura. Io li vedo come due polmoni dello stesso organismo. Per me è proprio così, nel senso che per come la vivo io sono il polmone sociale, dello stare insieme, dello scambiare opinioni, esperienze, per me è fondamentale, così però come è fondamentale anche lo stare a contatto per esempio con quel guardiano magnifico che è il castagno, che non so quanti secoli possa avere, ma l'energia la senti quando ti avvicini, ti guarda con questo faccione gigantesco, enorme, pazzesco. Per me ha un impatto questa cosa. Grazie. Beh, io direi che sicuramente qui ci siamo sentiti accolti, vero Giovanni? Come hai trovato anche per te che eri venuto ad ottobre, anche ieri hai detto che hai trovato l'ambiente ancora più ragnoso. Veramente così torno qui è stato bello perché ho trovato un'esplosione di gioia, non che prima non ci fosse, ma adesso è all'ennesima potenza. È stato veramente bello tornare, sempre a casa. E contiamo di tornare ancora a provarci, perché ieri nel cerchio che c'è stato anche tanto apprezzamento da parte anche degli altri di Cilicea, anche da parte di Massimo, rispetto a questo progetto, per cui la voglia di accogliere ancora passi di quiete. Noi abbiamo un sogno per ottobre e vedremo. Intanto ci mettiamo così il sogno e tra un pochino il progetto. Intanto aspettiamo di finire questo, una cosa per volta, un passo per volta. Sì, decisamente Cilicea è stata una delle forze che ha permesso di sostenere questo processo. Quando sono arrivato qua l'anno scorso abbiamo fatto il cerchio da 0 a 81 anni dentro la sala yoga, è emersa proprio la volontà di sostenere il progetto, è stata una grande energia che c'è. Grazie.
Allora noi andiamo a salutarvi qua da Sicilia, ringraziamo la Rive, Rete Italiana Villaggi Ecologici, che patrocina questo evento, la quale Siricea è della quale è socia e anche attiva sostenitrice, e anche Media Partner Italia che cambia e Terra Nuova Edizioni, e di Terra Nuova, come vedete in sottoimpressione, c'è anche il codice per poter ottenere l'abbonamento alla rivista cartacea con uno sconto riservato proprio a chi sta seguendo Passi di Pietre fra le comunità e gli ecovillaggi. E allora buona serata e alla prossima diretta da Avalon, 18:30, scusate per il leggero ritardo di oggi, ma eravamo in cammino, abbiamo tentato di fare il collegamento del mezzo ai boschi, ma non si poteva, il campo non ha retto, e per cui bene così. E per cui fra 2 giorni, vero, da Avalon, noi ad Avalon arriveremo domani, e dopo domani 18:30 da Avalon. Buona serata, ciao! Ciao! Ciao!